Allora, Pierozzi, io con te ripartirei da Pesaro perché ci avevi fatto una promessa, prima o poi il gol lo faccio. A Pesaro ce l'hai messa tutta, ma è stata una giornata incredibile. Purtroppo non è andata dentro la palla, però dai, non puoi rimproverarmi niente, ci ho provato e secondo me è mancato un po' di cioè, è mancato un po' di cattiveria forse su un'azione, però nelle altre davvero non è entrata per millimetri, ma arriverà, lo prometto. Ad Arezzo magari. Speriamo, lo spero tantissimo, davvero. Che partita ti aspetti ad Arezzo? Arezzo è una squadra molto tosta, ha un bellissimo stadio, un bellissimo campo, anche l'atmosfera la conosco molto bene. E sarà una partita davvero, davvero dura e ci metterà alla prova. Arezzo, Milan e Pineto. In 8 giorni in palio 9 punti pesanti quanto? Pesanti perché io lo considero un jolly quello che noi abbiamo contro il Milan, perché è come se fosse il nostro asso nella manica, perché effettivamente è una partita che le altre non giocano e quindi da sfruttare assolutamente, ma da sfruttare a livello di impegno, di cattiveria, così come abbiamo sempre fatto fino ad ora. Ti faccio la stessa domanda che ti ho fatto un mese fa. Secondo te adesso vedi ancora più somiglianze tra questo Pescara e il Cesena tuo dell'anno scorso? Sì, io confermo la mia risposta del mese scorso, perché siamo veramente un gruppo che gioca per un unico obiettivo, ma che gioca l'uno per l'altro, quindi secondo me possiamo sognare in grande davvero. Adesso, al di là di quegli episodi che hai ricordato di Arezzo con il portiere che è stato strepitoso su di te, ad Arezzo ho visto il miglior Pierozzi, anzi chiedo scusa, a Pesaro, ho visto il miglior Pierozzi stagionale. Stai crescendo? Sì, sono contento di come sta andando anche la mia stagione a livello personale, ma è, diciamo, una conseguenza di un ambiente positivo che respiriamo qua, perché io credo che tutti noi ci stiamo migliorando pian piano e quindi insomma, è proprio il continuo del lavoro che facciamo tutti i giorni e quindi ognuno di noi migliora e performa in modo migliore.